La miseria, questa è bella foto, eh? Vai, grande, vai, Sgarbi! Grande, Sgarbi! Grazie! L'obiettivo è nella difficoltà del centrodestra nelle componenti principali che sono in un dialogo difficile, cioè Fratelli d'Italia e la Lega. Io ho rapporti invece ottimi sia con gli uni che con gli altri, ovviamente con Berlusconi, il cui destino di Forza Italia mi sembra segnato da tempo, per cui io da molto tempo non posso fare le cose dentro quel partito, pur avendo ottimi rapporti con lui e considerandolo un innovatore. Per cui il Rinascimento è una possibilità di sfogo all'interno del centrodestra di persone che non vogliono votare Forza Italia, ma non sono diventate di sinistra. Ne vogliono andare al centro con Renzi o con quell'altro, come si chiama, Calenda. E di persone che, avendo magari nella posizione di centrodestra, con la diminuzione del peso di Forza Italia, qualche difficoltà a stare o con la destra più definita della Meloni o con la Lega, che ha una storia sua molto complessa e anche marchigiana, ma soprattutto nordica, vogliono votare centrodestra in una lista di sfogo. Per questo credo che la lista civica del sindaco e la mia lista possano convivere, che la lista civica fa riferimento a un uomo che non è evidentemente di nessuno dei tre partiti, e la mia lista, nella prospettiva delle prossime elezioni politiche, è, io credo, l'oasi o il rifugio o il punto d'arrivo di molti socialisti, liberali, che non vogliono essere né della Lega né di Fratelli d'Italia. Quindi quello che era Forza Italia può diventare il Rinascimento, con maggiore libertà di movimento e senza un partito sovraccarico di colonnelli, di generali, ma con un popolo che si è molto ridotto. Quindi io credo che chi vada a votare in centrodestra può, in una lista nuova che ha un aspetto civico, in questo caso si lega a quella del sindaco, trovare un'alternativa politica nazionale ai partiti che pure sono, nella sua visione, quelli di riferimento, ma senza essere né leghista né di Fratelli d'Italia e forse più di Forza Italia, per quello che è capitato al partito attraverso le vicende che hanno investito Berlusconi, che era il primo partito d'Italia, è diventato un partito piccolo. Ora io credo che l'elettore trovi più libertà a votare il Rinascimento che a votare Forza Italia, e trovi anche più libertà a votare il Rinascimento che Fratelli d'Italia o la Lega, perché sta con una persona che ha la sua indipendenza, che ha dei valori universali condivisi da tutti, che è sempre stato vicino al centrodestra, ma non sono mai stato in fondo dentro nessun partito di questi, anche quando iniziai con i socialisti qui con l'amico l'amico Ivo, con Costa Magna, io ero comunque un indipendente, quella posizione l'ho mantenuta e oggi è diventata un'area dentro il centrodestra.